Le fonti, buongiorno Borsa, con tutti i nostri focus dedicati naturalmente per capire come ci si può muovere sul e nel mercato. In questo momento, in questo slot, nel dettaglio parleremo di materie prime, cosa aspettarsi insomma dal mercato e soprattutto quali sono le notizie che stanno incidendo particolarmente sulle materie prime e quindi di conseguenza sulle scelte degli investitori. Intanto oggi tra gli appuntamenti macroeconomici della giornata c'è l'audizione di Christine Lagarde, per quanto riguarda il Comitato Affari Economici e Monetari dell'Europarlamento, le notizie principali, insomma, cominciano ad avvicendarsi: preservare condizioni finanziarie favorevoli per il sostegno dell'economia e dei prezzi. Naturalmente lo sguardo della Banca Centrale Europea, non solo della Banca Centrale Europea, perché già ha parlato delle previsioni future anche la Federal Reserve con Jerome Powell. Diciamo però che è ovviamente nel mirino e sotto i riflettori, no? Perché le previsioni sono ancora molto incerte. Lagarde infatti dice che c'è un chiaro rischio di peggioramento dell'economia nel breve termine. Purtroppo vengono confermate in qualche modo le stime al ribasso rispetto ai prossimi mesi, proprio a causa ancora dell'incertezza relativa al coronavirus, anche se le notizie sui vaccini e sull'efficacia dei vaccini hanno dato un leggero respiro ai mercati. E poi ancora gli acquisti dei titoli e il rifinanziamento delle banche restano gli strumenti chiave. Ancora una volta si riconferma il ruolo principale centrale delle banche centrali, appunto, lo dice anche la parola stessa. Io saluto e do il benvenuto a Giuseppe Lauria, che sarà con me in questo slot. Ciao Giuseppe, ben trovato. Buongiorno, buongiorno Manuela, ben ritrovata. Buon Allora, pomeriggio. facciamo subito una panoramica sui mercati, anche alla luce delle notizie che in qualche modo ci accompagnano e purtroppo dobbiamo partire, volenti o nolenti, da queste previsioni sull'economia futura che sono ancora molto incerte, ma che sembrerebbero essere ancora peggiori rispetto a quelle che abbiamo in qualche modo analizzato fino adesso. Giuseppe. Sì, Manuela, è chiaro che c'è una costante sorta di clima di attesa mista a volte a un cauto ottimismo. Mi riferisco ad esempio alla notizia, le notizie relative al vaccino e chiaramente tutto questo va ad impattare sulle materie prime in generale. Io quello che solitamente suggerisco è quello di andare a visualizzare per chi naturalmente dedica che focalizza l'attenzione, opera sulle materie prime, focalizzare l'attenzione sul CRB Index, che in realtà la sua storia inizia dal 1957, fa un po' una sintesi, è composto da un certo numero di materie prime e sta fornendo per certi aspetti dei segnali, se vogliamo, di ripresa. Ricordo che ha subito dei forti contraccolpi, per esempio a partire dal mese di aprile, siamo in area 100, un livello preoccupante, chiaramente. L'ho paragonato anche alla crisi del 2008, quando dai 470 circa è sceso a 200. Insomma, è un indice attualmente stabileggiando tra i 150 e 153. È un indice che io invito sempre a monitorare e visualizzare. Chiaramente le notizie dei mercati, Manuela, vanno ad impattare soprattutto per quel che riguarda le principali materie prime che un po' stiamo monitorando da settimane. Mi riferisco a petrolio e oro in prima battuta e chiaramente dei segnali importanti ci sono sulle materie prime agricole. Abbiamo visto durante queste ultime settimane ciò che è accaduto su soia, mais, le notizie provenienti dalla Cina, le relazioni tra Cina e Stati Uniti, e mi riferisco al famoso accordo commerciale della fase 1, ma soprattutto il grande clima di attesa per quanto mi riguarda è concentrato e focalizzato soprattutto a mio avviso sul petrolio. Cosa Sì. Ecco, accadrà al greggio in seguito? adesso Giuseppe, infatti, cerchiamo poi di fare una panoramica proprio più dettagliata. Io comincio a leggerti alcune riflessioni, partiamo proprio da quelle più generali che sono arrivate. I nostri amici ci stanno scrivendo, quindi io li ringrazio tutti. Pier Ambrogio fa questa premessa per arrivare proprio alle commodities. Dice, contrariamente, immagino, lui dice, contrariamente a quanto dice Xi Jinping, che la globalizzazione sia inevitabile, la nazionalizzazione e il proibizionismo saranno galoppanti. Siamo in periodo inflazionistico, come si vede anche dal prezzo delle commodities, allora, che sono globalmente salite.
E poi lui continua dicendo la crisi non c'è più sui mercati, ovviamente, perché poi bisogna distinguere, no? Tra reazione dei mercati e la reazione dell'economia reale. Questo lo sappiamo, lo scollamento è evidente ormai da un po'. Però Giuseppe, allora partiamo da qui, sei d'accordo con quanto dice Pierambrogio? Sì, allora è chiaro che c'è in realtà una sorta, se vogliamo, di, per certi aspetti, una sorta di crisi di tutto l'impianto della globalizzazione che è stato messo in atto da anni. Io faccio sempre il riscontro, il riferimento a tutto ciò che è accaduto tra Xi Jinping e Trump, quindi mi riferisco sempre alle materie prime, la famosa guerra commerciale, quindi l'accordo stilato a gennaio, quindi mi riferisco alla fase 1, gli acquisti che la Cina sta effettuando anche dagli Stati Uniti, e mi riferisco alle materie prime, soia in primis, mais, e soprattutto anche gli acquisti relativi ad altre materie prime. La Cina ha acquistato anche petrolio dagli Stati Uniti in parte. È chiaro che sul petrolio, perché siamo in una sorta di crisi di un mondo globalizzato? Perché sono emersi per certi aspetti una serie di limiti, soprattutto nel contesto cinese, attraverso una politica interna che, attraverso Xi Jinping, sotto certi aspetti ha agganciato, in realtà già con Deng Xiaoping. Se diciamo un po' allarghiamo un po' l'orizzonte, quindi con il suo predecessore, ha allargato un attimino un po' la vision verso un mercato più libero, c'è stata un'apertura verso un'economia privata, anche se il vero e proprio limite, qui il limite del concetto di globalizzazione che si è andato un po' a scardinare negli ultimi mesi, soprattutto, l'agganciarsi della Cina a delle tradizioni che fanno un po' parte della sua stessa storia. E mi riferisco a, diciamo, a certi contesti, a certi limiti che oggigiorno, Manuela, sono emersi. Sì. Quindi è lampante questo aspetto. Una crisi, a mio avviso, della globalizzazione. Sono sostanzialmente emersi certi limiti che sono Sì. caratterizzanti dalla globalizzazione. Vediamo anche quello che è accaduto in Europa, che è completamente, per certi aspetti, si è disallineata rispetto alla stessa idea iniziale dell'Europa. Sul petrolio, Manuela, cosa stiamo vivendo? C'è una sorta di suspense, quasi da far impallidire, a mio avviso, gli stessi romanzi di Georges Simenon, uno dei più grandi attori del secolo scorso. È un po' come leggere l'autore belga, che ha saputo sempre catturare un po' l'attenzione e la curiosità del lettore. Perché dico questo? Perché sul petrolio cosa abbiamo registrato? Il più grande guadagno giornaliero da 5 mesi a questa parte, rispetto all'annuncio della Pfizer, che chiaramente ha generato ottimismo verso una ripresa dell'economia, della mobilità e anche dal punto di vista, Manuela, della nostra stessa quotidianità, con l'immagine di sganciarsi da una sorta di vita sospesa che sta un po' caratterizzando le nostre Sì. esistenze. Però allo stesso tempo cosa sta accadendo? La stessa Energy Agency Information cosa ha detto? Che nel breve, ma non solo questa agenzia, nel breve l'idea di un vaccino ha fatto intuire che l'idea di un vaccino certamente non avrà dei riscontri decisamente positivi nel breve, e mi riferisco all'impatto sui consumi, la Sì. combinazione tra domanda debole e offerta, che sul petrolio, che rischia addirittura di aumentare nel momento in cui l'OPEC Plus dovesse decidere di mantenere questo suo impianto iniziale, cioè la riduzione a partire dal mese di gennaio dei tagli alla produzione. Quindi ci sarà eventualmente un aumento di 2 milioni di barili di petrolio da immettere sul mercato. È chiaro che anche qui c'è un clima di attesa. L'idea Lo è quella so, di infatti. anticipare, di prolungare per almeno 3, 4, 5 mesi, insomma, ci possono essere dei grossi, grossi contraccolpi sul petrolio. Senza dimenticare, Manuela, anche la politica che potrà adottare Biden, che avrà certamente degli impatti sulla stessa immissione di nuovi barili sul mercato. Penso ad esempio ai rapporti con l'Iran, col Venezuela, che potranno essere
senza dubbio con il suo atteggiamento, con la sua politica, potranno essere diluiti, e mi riferisco ai dazi nei confronti di questi. Certo, e in più dobbiamo anche mettere in conto che Biden ha puntato tutto, no, non tutto magari no, però molto sulle politiche green, quindi ovviamente anche questo insomma ha a che fare con poi il petrolio. E allora, mentre, visto che stavamo parlando proprio di inflazione, Lagarde, perché poi anche qui stiamo parlando di impatto sui consumi e c'entra tutto, chiaramente ha detto che l'inflazione complessiva resterà negativa fino all'inizio del 2021. In generale, Christine Lagarde, cosa ci sta dicendo? Che l'economia della zona euro sarà toccata severamente dalle conseguenze, questo è proprio il virgolettato, del rapido aumento dei contagi, che purtroppo ancora non ha riportato cali decisivi, e dal ripristino delle misure di contenimento. Questa è la cosa principale, perché chiaramente se i contagi continuano a aumentare, le restrizioni continueranno a aumentare di pari passo, ponendo rischi chiaramente al ribasso alle prospettive economiche a breve termine. Insomma, si sta insistendo molto su una situazione ancora più fosca. Questo lo ripeto, l'ho già detto anche prima, però ti lancio nuovamente la palla su questo aspetto, Giuseppe, perché chiaramente il petrolio è stato il primo a risentire, no, proprio perché calo dei consumi, calo degli spostamenti, e quindi ovviamente ecco, e quindi potrebbe uno scenario anche a medio termine risentirne ulteriormente. Insomma, lo stavamo già dicendo, però queste notizie, diciamo così, che contribuiscono ad alimentare questo clima, no, di attesa sul petrolio che stavamo comunque evidenziando. Sì, c'è un clima, deve dare un'idea ben precisa, e oltretutto, Manuela, anche ad esempio, riferendomi ad alcuni dati, nonostante il numero di trivelle, per esempio il rapporto Baker-Hughes, che costantemente di settimana in settimana sta fornendo un leggero aumento degli impianti negli Stati Uniti, siamo passati da 226 a 236 l'ultimo rapporto, questo sì genera un cauto ottimismo, ma siamo ancora ben lontani dalle medie che leggevamo in periodo pre-pandemia. Anche il numero delle scorte, l'ultimo dato, quello pubblicato da lei proprio ieri, 768.000 barili, l'API 4,2 milioni di barili in aumento, insomma c'è una situazione di grande attesa, ma soprattutto Manuela, il ruolo importante dell'OPEC Plus, le decisioni dell'OPEC Plus sono fondamentali, agganciate nel medio-lungo periodo alla politica adottata da Biden, quindi le relazioni che avrà con Arabia Saudita, e mi riferisco all'idea di ridimensionare i dazi e la durezza dei rapporti con l'Iran, con il Venezuela, che potranno immettere sul mercato circa 2-3 milioni di barili. La Libia, attenzione alla Libia, Manuela, un altro paese Sì. che sostanzialmente sta immettendo sul mercato dopo tutto quello che è accaduto a gennaio, mi riferisco ai contraccolpi del clima interno acuito dai voleri del generale Haftar, ci sono circa poco più di 1 milione come obiettivo di barili al giorno da parte della Libia già nel mese di novembre. Insomma, il problema è proprio questo: c'è il rischio di continuare a immettere petrolio sul mercato a fronte di una domanda che rischia ancora di stenta ancora a decollare secondo insomma, i buoni auspici, quindi tendiamo tutti una ripresa chiaramente dell'economia. Quindi è tutto Assolutamente molto sì. concatenato, ecco. Assolutamente sì. Allora, abbiamo parlato del petrolio, poi ci sono anche altre domande, ma ci arrivo tra poco. Mi piacerebbe fare una view con te, Giuseppe, anche sull'oro. Certo, anche sull'oro, Manuela, qui c'è sempre, anche qui un clima di attesa. Abbiamo visto che la Sì. discesa dell'oro. Io in questi giorni ho spesso definito, ho messo ovviamente in relazione petrolio e oro per motivazioni diverse, ho detto hanno destini diversi in questo momento. Eh sì, sotto certi aspetti sì, perché da un certo, allora, il petrolio è legato necessariamente ad una ripresa della domanda, quindi vaccino, ripresa della nostra quotidianità, ripresa dei consumi, ripresa dei viaggi, ripresa degli spostamenti, politica internazionale e quant'altro. L'oro ha necessariamente, sta seguendo sotto certi aspetti, è come se non stesse più brillando di luce propria,
Storicamente l'oro è sempre, sempre stato considerato e bisogna comunque per certi aspetti considerarlo come bene rifugio per eccellenza, però negli ultimi tempi Manuela ha seguito come in una sorta di danza, di balletto il dollaro, ad esempio io vado sempre a monitorare grafico dell'oro, grafico del dollar index, questo è un esempio. Oppure la discesa, ad esempio, in picchiata della scorsa settimana a seguito della notizia del vaccino della Pfizer è stata una notizia che ha generato una oscillazione netta e decisa sul metallo giallo, senza dimenticare, Emanuele, e sta mantenendo quel supporto in area 1850 dollari, lo sta un po' solleticando, quindi poniamo Sì. molta, molta attenzione a quel livello. Anche la maggiore inclinazione della curva dei rendimenti dei buoni del tesoro USA a 10 anni, questo è anche un elemento da monitorare, quindi il dollar index, i tassi reali, Manuela, in America, e l'atteggiamento delle banche centrali, cioè l'idea di continuare una sorta di politica accomodante, senza dimenticare, Manuela, e qui ricolleghiamo il tutto sempre alla politica di Biden, alla politica americana, alle aspettative rispetto al ormai estenuante dibattito sugli stimoli fiscali, sono tutti elementi che dovranno essere necessariamente monitorati per quanto riguarda il discorso del Assolutamente. toro. Però è chiaro che nel medio-lungo periodo, secondo anche molti approfondimenti effettuati negli ultimi mesi, anche per quel che solitamente io vado a leggere il World Council e altre analisi molto, molto importanti, nel medio-lungo periodo si immagina una rottura dei famosi 2000 dollari l'oncia e una ripresa di questa sorta di treno, ecco, io lo paragono ad un treno che si è momentaneamente fermato e che poi potrà continuare il suo percorso verso la parte alta del grafico. Però attenzione, Manuela, bisogna che tutti questi elementi continuino a inanellarsi, altrimenti, insomma, possiamo Sì, vedere altre configurazioni sul grafico dell'oro. Quindi assolutamente molta sì. Ecco, attenzione. vabbè, ti chiedo anche un cenno sul silver, sull'argento, e poi però vorrei parlare con te del rame. Mi sembra che ci siano decisamente degli spunti interessanti che arrivano proprio dal rame. Sì, sul silver, allora, il silver come ha definito Bank of America alcune settimane or sono, il silver viaggia e ha viaggiato e continuerà probabilmente a viaggiare con due motori, quello della domanda da investimento e quello della domanda industriale e commerciale. Ricordiamo che il silver sta per certi aspetti un po' seguendo un po' l'andamento dell'oro, il rientro in area 24 è fondamentale per poter poi immaginare una ripresa. Anche qui bisogna che si vadano ad inanellare determinati elementi. Non bisogna sottovalutare, Manuela, l'aspetto della richiesta, della domanda di specifici settori industriali, mi riferisco al 5G, mi riferisco al settore del fotovoltaico, proprio il Silver Institute metteva in evidenza questo aspetto, l'idea di una crescita esponenziale del fotovoltaico da qui al 2025 e quindi una maggiore richiesta dell'argento da questi specifici settori industriali, senza dimenticare tutto quel che riguarda le auto elettriche e quant'altro. Quindi c'è un grande appeal sul silver dal punto di vista industriale. Quindi anche qui l'idea di vedere la rottura dei 30 dollari l'oncia, insomma, è un obiettivo che molti operatori, soprattutto nel medio-lungo periodo, continuano ad immaginare e si ricollega, Manuela, l'aspetto industriale all'altro metallo, all'oro rosa, mi riferisco al rame. Il rame che sta lambendo un po', sta solleticando la resistenza del 2017, dicembre 2017, 2018, mi riferisco all'area dei 3,3 dollari
per libbra. Sì. Cosa sta accadendo al rame? Il rame è richiesto da importanti settori industriali, anche qui le auto elettriche, 5G e quant'altro, insomma, c'è una grande, grande richiesta di questa materia prima e soprattutto, Manuela, la richiesta da parte della Cina. Ecco, entra sempre in gioco la Cina. Quasi o poco più del 50% del rame estratto viene richiesto dalla Cina. E un altro aspetto importante, andiamo anche a monitorare, a carpire le notizie che giungono dalle miniere che sono ubicate lungo la cordillera delle Ande, mi riferisco a Cile e Perù. Cosa sta accadendo, ad esempio, nelle ultime settimane? In Perù ci sono dei disordini interni è scesa anche la valuta del Perù. Questo va ad impattare sotto certi aspetti anche sulla materia prima. C'è stata una minore, attraverso questi sconvolgimenti interni, una minore estrazione da parte di questo paese, quindi mi riferisco appunto sempre al rame. Beh, anche questo aspetto ha influito. Abbiamo visto negli ultimi mesi la grande crescita del rame è dovuta anche al fatto che molte miniere hanno dovuto ridurre il loro lavoro di estrazione per proteggere, soprattutto mi riferisco a Cile e Perù, i lavoratori dal problema relativo ai contagi. Altra notizia importante, chiudo sul rame, proprio oggi. Sì. Sempre la Cina a Shanghai è quotato per quotata per la prima volta è quotato per la prima volta il future sul rame quotato in yuan, aperto agli investitori stranieri. Quindi anche qui vediamo che la Cina entra quasi a gamba tesa, ancora una volta per certi aspetti a gamba tesa sul discorso relativo alle materie prime che sono, Manuela, fortemente agganciate ai contesti relativi alla geopolitica e alle relazioni internazionali. Quindi anche D'accordo da Giuseppe, questo. certo. Guarda, ci sono due messaggi che voglio leggere. Uno è una riflessione ancora sulla BCE e quello che sta dicendo Christine Lagarde. Però prima c'è un amico che chiede se puoi dire qualcosa del palladio, quindi come lo vedi il Sul palladio? palladio, certo, sì, ecco, si aggancia anche il palladio al discorso relativo alle materie prime legate ad aspetti industriali. Il palladio cosa c'è sta si è parlato tanto di una bolla sul palladio arrivato a 2.800 dollari l'oncia addirittura, ma in realtà questo è un aspetto vero, reale. Sul palladio, anche sul palladio è entrata a gamba tesa. A gamba tesa si fa per dire, e c'è stata una grande richiesta da parte di questa materia prima, sempre dall'economia del dragone, dalla Cina, perché il palladio viene utilizzato, quindi attenzione anche sul palladio, che nel medio-lungo periodo può continuare un certo percorso in salita. Dico questo perché il palladio è richiesto soprattutto. Ne faccio un esempio per la costruzione delle marmitte catalittiche. Quindi Sì. tutta l'idea della riduzione delle emissioni in atmosfera, della riduzione quindi tutti l'accordo di Parigi e quant'altro, quindi l'energia verde, l'energia pulita, va ad impattare positivamente anche su questa materia prima. È proprio la Cina che sta adottando negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, una politica di riduzione dello smog in atmosfera, ha sostanzialmente richiesto tanto tanto palladio, che si ricollega anche al discorso, Manuela, della richiesta da parte del mercato delle auto elettriche. È Quindi vero, è vero, è vero. Beh, poi è oltretutto tutto adesso ci sono collegato. anche tutti i bonus, gli incentivi proprio per il cambio, diciamo, cambio auto, quindi il rinnovo. Peraltro leggevo, strano, che il parco auto di casa nostra è il più vecchio d'Europa, quindi insomma bisognerebbe anche dare una bella svecchiata a quello. Vabbè, senti, scusami se ti ho interrotto, ma volevo chiudere con
questa riflessione. Intanto, vabbè, Pierambrogio scrive: sono più ottimista sui mercati europeo e americano, piuttosto penso che si verifichi una stagnazione cinese e una deflazione giapponese, mentre Vietnam e Malesia vivranno un periodo esplosivo a danno di milioni di famiglie rurali cinesi. Va bene, e qui lui dà una sua indicazione operativa, dice: io andrei per questi motivi long su dollaro yen. E invece, quest'altra riflessione, poi fai una chiusa generale, Giuseppe, rubiamo un minutino dall'altro blocco, poi chiudiamo. Mi dai una grande responsabilità, vediamo. Lo so, beh, mi metto alla prova, mica se no può essere tutto così facile. Allora, un commento su quanto riportato dalla BCE da questo punto di vista. Ha reso noto a inizio settimana uno studio sulla minaccia degli zombie, aziende e banche che continuano a produrre o prestare, ma in realtà sono decotte e tali società sopravvivono solo grazie alle erogazioni fiume in arrivo da banche centrali e governi. Sempre il tema della liquidità che viene immessa proprio dagli istituti delle banche centrali e che quindi poi vanno a sfalsare anche, a falsare anche un po' quello che è, no? A quella che è la view generale dei mercati e la reazione dei mercati stessi. Vabbè, facciamo una chiusa, dai, Giuseppe, vediamo cosa riusciamo a E qui dire. mi viene in mente l'idea di una citazione, l'ultimo libro, un libro scritto da Guido Maria Brera, che dice sostanzialmente, fa questo paragone, l'immissione di enorme liquidità sul mercato ha una grande conseguenza. Lui la paragona ad una immensa nevicata, tu ti affacci, vedi che c'è tanta tanta neve, quindi c'è tanto tanto denaro, tanta tanta liquidità, ma poi pian piano questa liquidità, questa neve comincia a sciogliersi e ti accorgi che alla fine resta solo nelle mani di pochi. Cosa Sì, voglio ok. dire? Che bisogna porre molta molta attenzione perché si corre seriamente il rischio con l'immissione di questa enorme liquidità che per certi aspetti è importante anche per le stesse materie prime, attenzione, in maniera diciamo indiretta, però si corre il rischio di rimanere col cerino in mano, quindi grande Certo. grande attenzione anche su questo aspetto, ecco. Va bene, allora io ringrazio tanto Giuseppe Lauria, vedi che hai, come dire, hai raccolto la sfida e hai assolto E il tuo. aggrapparmi un po' anche Certo, alla letteratura, quindi. va bene, grazie mille. Beh, ma quella c'entra sempre la letteratura, sai che io sono la prima sostenitrice, quindi figurati, è tutto collegato, non possiamo ragionare. Complimenti per quello che scrivi, eh. Grazie mille, grazie Giuseppe, sei gentilissimo. Giuseppe Lauria, ti ritroviamo presto naturalmente sulle fonti TV, ti ringrazio per l'aiuto e per la comprensione di alcuni aspetti che sono fondamentali in questo momento per i mercati. Buona giornata. Grazie a te, alla prossima. Grazie. Allora, tra poco andremo più nel merito delle analisi di titoli e indici con Giorgio Pallini. Chi ci segue su YouTube, io comincio a dirlo in modo più definito. Guardate, tra poco cambierà il link, è una cosa proprio tecnica perché cambiamo programma, ci dedicheremo a real time analysis, quindi appunto ci dedicheremo all'analisi. Seguiteci sulle fonti.tv che è il nostro canale principale. Poi, naturalmente, a disposizione avete anche le piattaforme social, ma insomma, sulle fonti.tv non ci perdete mai. Quindi il consiglio è sempre quello, se no attendete un istante e ritorniamo anche su YouTube, aspettiamo i vostri messaggi.